Una manifestazione spontanea di cittadini, associazioni ed attivisti per dire no all'autonomia differenziata diventata ormai legge. Una legge spacca Italia, come è stata definita dai tanti scesi in piazza 11 settembre a Cosenza, contro la quale ci si aspetta un intervento concreto anche da parte del governo regionale. Commentiamo in modo gravissimo, riteniamo che questa sia stata una cosa gravissima, un tradimento per i calabresi. Rivendichiamo la necessità per chi ci rappresenta o vuole rappresentarci di fare il bene dei cittadini, prima del bene dei partiti, prima della compagine cui appartiene. Noi vogliamo che i nostri rappresentanti rispondano agli elettori, non alla compagine di partito, non alle segreterie di partito. E allora riteniamo che questo votare a favore di questa legge da parte dei cittadini, dei rappresentanti calabresi e comunque di tutti i rappresentanti del Sud sia stato un tradimento vergognoso. È una legge spacca Italia, noi speriamo che il Presidente della Repubblica non la firmi. Certo, in questo momento è anche strano che si possa fare una legge del genere, perché dopo che l'Italia è andata in infrazione per deficit, immaginare di mantenere i livelli essenziali di prestazione in deficit è qualcosa di assurdo, perché laddove non c'è una perequazione fra le regioni del nord e le regioni del sud, ma la perequazione la deve trovare lo Stato, non può che trovarla in deficit. Dobbiamo essere noi dal basso a fare quella che un tempo si chiamava lotta dura senza paura. Non abbiamo più i partiti che ci dirigevano, i partiti che sono rimasti sono dei simulacri di aggregazione. Dobbiamo creare tanta comunità spontanea per opporci a questa legge. Riflettiamo un attimo, questa è una legge che Forza Italia non la voleva. Fratelli d'Italia si basa su una Italia che dovrebbe essere unita, tant'è che il progetto del sovranismo nazionale ha alle basi un'unica forte concentrazione del potere. Quindi hanno fatto un regalo alla Lega, che è nella maggioranza il partito che ha perso le elezioni europee.